Eccoci pronti con il nostro format, il fatto di Marcotti sulle fonti TV. Tema centrale di questa puntata sarà la manovra di bilancio. È stata approvata dal Consiglio dei Ministri, ora deve approdare all'Aula del Senato. Parliamo di interventi per 30 miliardi, una bozza da 185 articoli con alcuni punti, alcuni temi che sono al centro dell'attenzione più di altri. Mi riferisco al reddito di cittadinanza, alle pensioni con il passaggio da quota 100 a quota 102 solo per un anno e con anche la levata di scudi da parte dei sindacati che promettono già scioperi e manifestazioni qualora il governo non riveda questa possibilità e con Draghi che ha detto che sicuramente ci sarà modo di parlarne. Si parla di superbonus edilizi, di fisco, di tasse, in un momento in cui chiaramente, visto che parliamo di tasse e di prezzi, i prezzi sono in aumento e ci sono ancora più rincari in vista. Ne parleremo tra un istante, naturalmente prima, come al solito, gli scenari economici e politici. Intanto saluto Giancarlo Marcotti che è collegato con me. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Non volevo essere, come dire, pedante a citare tutti i punti che appartengono alla manovra, che sono un po' gli stessi. Mi riferisco per esempio al capitolo pensioni, che è un tema sempre dibattuto, continuamente cambiato, modificato, il che crea anche confusione nelle persone. Ma insomma, di fatto i punti all'esame sono sempre gli stessi, è anche normale che sia così. Speriamo, dopo li analizzeremo, che magari possiamo essere sulla strada giusta questa volta, visto che si apre un anno che alla luce delle previsioni che abbiamo e alla ripresa deve necessariamente essere l'anno della ripartenza, insomma, quindi anche la manovra si va a incastrare in questi importanti meandri, appunto, che sono quelli della ripartenza e della crescita, non solo della ripartenza, perché non ci dobbiamo accontentare di ripartire, ma di crescere. Cioè, tra poco ci arriviamo. Giancarlo, scenari economici e politici, mettiamo sul tavolo un po' gli argomenti clou delle giornate, a partire dalla Fed, li dico un po' in ordine sparso, la Fed che si riunisce domani con la riunione di mercoledì e che probabilmente dirà la partenza, quando sarà la partenza del tapering. BCE che ha parlato la settimana scorsa, scossoni sul fronte dello spread dei rendimenti dei titoli di Stato italiani. Poi beh, abbiamo il G20 che si è concluso questo fine settimana e poi la conferenza sul clima che si apre a Glasgow. Insomma, tante questioni in questo avvio di novembre. A te, Giancarlo. Hai ragione, c'è tanta carne al fuoco. Partirei dal G20, non so Sì, se, sì, ma al solito, insomma, sapete che questa mia rubrica di mezz'ora è quella il politicamente scorretto, insomma. sì. Sì. Quindi io, insomma, questo grande successo di Draghi non l'ho visto. Perché se fissiamo dei livelli e non fissiamo le date, viva Dio, non abbiamo fissato nulla, perché se non sappiamo entro quanto arrivare agli obiettivi, allora possono anche passare 200 anni, 300 anni. Cioè, quindi il fatto di avere fissato dei livelli, ma senza fissare degli obiettivi temporali, per me è già questo un insuccesso. No. Poi dopo lo si può raccontare in maniera diversa e farlo risultare un successo, perché ogni G20, ogni riunione dei grandi deve sempre finire con un successo. Poi ogni volta vediamo che questi a posteriori, che questi non sono dei grandi successi, ma spesso degli insuccessi. Per quanto Scusami riguarda la. Giancarlo, giusto, hai detto una cosa assolutamente importante perché diciamo che i grandi della Terra si sono impegnati, no? Soprattutto sull'accordo sul clima, ma senza una data, cioè sparisce la data del 2050, che è quello che dicevi tu. Quindi tu dici, se non ci si pone un obiettivo, come si fa a rispettare? Quando soprattutto è un obiettivo così importante, no? Esattamente, cioè, a me sembra Certo. una cosa da evidenziare, insomma. Sì, sono d'accordissimo. Prego, prego. Era solo per precisare e per Allora. mettere l'accento sulla data che manca. Assolutamente sì. Certo. Poi, per quanto riguarda la Fed, veramente potrebbe davvero essere una riunione importante, perché insomma questo tapering adesso è un qualche cosa che insomma deve iniziare, quindi le
il tasso di inflazione sappiamo che da transitorio potrebbe diventare strutturale, nel senso che all'inizio, quando si sono, cioè quando sono usciti questi dati sull'aumento dei prezzi, hanno creato un certo trambusto in borsa, però poi dopo hanno detto no, ma è tutta una cosa temporanea, torneremo presto entro il 2% dell'inflazione e così via. Adesso invece sembra che questa inflazione qua abbia difficoltà a ritornare su livelli che precedentemente erano dei limiti invalicabili. Quindi è importante vedere cosa farà la Fed. È possibile, una volta tanto, che ci siano delle sorprese. Spessissimo, io avevo detto anche per la riunione della BCE della settimana scorsa, che non mi aspettavo alcuna sorpresa, ed in effetti non c'è stata alcuna sorpresa. Non dico che mi aspetto sorprese dalla Fed, ma non le escludo, perché potrebbe essere venuto il momento, insomma, di affrontare, come si dice, il toro per le corna, che sono il toro per le corna, il toro, diciamo, che carica sono appunto l'inflazione che sale e questa decrescita decrescita, sì, nel senso minor crescita rispetto alle previsioni che erano state fatte. Quindi per quanto riguarda la Fed è un altro appuntamento importante, per me potrebbe essere un appuntamento importante. Quindi questi due aspetti, diciamo, l'aspetto tipicamente monetario o finanziario della Federal Reserve e questo G20 un po' così, secondo me sono gli aspetti principali della settimana. Sì. Peraltro i temi che si sono affrontati al G20 verranno portati avanti anche a Glasgow con la conferenza sul clima. Senti, ma l'ultima cosa sul G20, i grandi assenti Russia, cioè che poi si sono collegati da remoto, però non erano presenti a Roma, Russia e Cina, ha espresso il suo rammarico, per esempio Joe Biden, che ha ringraziato il nostro paese, ma ha detto spiace che non fossero presenti, e beh, forse non è poi una grossa novità. Sì, allora, tanto già il G20 è un qualche cosa di un po' raffazzonato, nel senso che ci sono dentro delle nazioni ed sono escluse altre che insomma, bisognerebbe anche capire come è stato alla composizione di questo G20. Faccio l'esempio, non è presente la Spagna, che senz'altro comunque invece meriterebbe di entrare tra le prime 20 nazioni del mondo. Però, al di là di questo, ecco, chiaramente è stato fatto per includere di fatto la Cina e la Russia. Sì. Sono rimasto indietro con gli altri. No, e la Russia, che invece appunto da tutti questi consessi internazionali erano sempre esclusi, no? Quindi G7, G8 mai c'entrava né la Russia né la Cina, e adesso invece con il G20, adesso oramai da diversi anni, insomma, con il G20 ci sono questi due colossi, uno un colosso economico, molti dicono anche con i piedi d'argilla, ma insomma un colosso economico che è la Cina. L'altro un colosso, diciamo, dal punto di vista della difesa, o comunque, sì, chiamiamolo, insomma, perché sappiamo che ovviamente la Russia ha il secondo maggiore arsenale al mondo dopo quello degli Stati Uniti, quindi è comunque un paese che ha la sua importanza nel gioco geopolitico mondiale. Quindi avere in questo G20 la Russia e la Cina era fondamentale. Il fatto che entrambe siano mancati questa volta può anche essere un segnale che nasceva già un po' zoppo, ecco, questo G20. Mancati di persona, sappiamo che sono intervenuti da remoto, sì, ecco. Sì, chiaro, va bene. Allora, chissà, stavamo vedendo le immagini del G20, anche quelle della Fontana di Trevi, dove hanno lanciato per tradizione la monetina. Chissà che desiderio hanno espresso, sarebbe curioso chiederglielo, vabbè.
Senti Di Giancarlo, essere rieletti, forse. probabilmente non che si trovi la data, no, sull'accordo sul clima, che No. invece sarebbe più utile. Va bene, scherzi a parte. Allora, sul fronte interno, caro Giancarlo, anche, ovviamente anche questi temi che abbiamo toccato sono e riguardano l'Italia, indubbiamente, però insomma arriviamo proprio in casa nostra e parliamo della manovra, perché ci siamo, insomma, a fine anno si parla di finanziaria, se vogliamo utilizzare un termine un po' più arcaico, ma che comunque si usa sempre, comunque manovra 2022, che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Ora sta al Parlamento, ci sono ancora delle limature da fare, soprattutto su alcuni punti che sono quelli che ho citato poco fa, a partire dal reddito di cittadinanza e le pensioni. Non sono gli unici, come dire, aspetti ancora da valutare, però io partirei da qui perché allora il Consiglio dei Ministri, scusa, non il Consiglio dei Ministri, il reddito di cittadinanza verrà, almeno così nelle intenzioni, monitorato maggiormente, perché abbiamo visto quanti soldi sono stati tolti alle casse dello Stato inutilmente in questi anni dopo l'approvazione del precedente governo, insomma, persone a cui è andato il reddito senza averne diritto, quindi controlli, eccetera, quindi limature e poi le pensioni con, insomma, quota 102 secca per un solo anno, quindi si potrà andare in anticipo l'anno prossimo a 64 anni di contributi, che però sta scatenando un po' le proteste dei sindacati. Allora, partiamo da questi due aspetti che sono, permettimi di dire, un po' più popolari, no? Ma che riguardano comunque tutti noi, perché insomma, forse sono i punti che sentiamo maggiormente, oltre a quelle delle tasse, ma insomma ci arriviamo tra un istante. Solo una cosa, non, Dimmi. ho capito che perfettamente è un lapsus, ma hai detto Ah 64 anni sì, di di età, contributi anziché di bravissimo, età. sì, di età e No, ma 38 di contributi. No, no, hai fatto esatto. bene. Sai che No, appena mi hai ma detto lapsus ho detto, mi sa che ho detto 64 anni di contributi. Eh no, è no, perché qualcuno sarebbe un po' potrebbe. improbabile. No, no, beh, sarebbe un po' improbabile. No, 64 anni di età, ricordiamo che adesso l'età pensionabile è 67, e 38 anni di contributi, assolutamente sì. Perdonatemi, assolutamente è stato un No, lapsus. ma era una battuta, era chiaro la cosa. No, io Va bene. volevo fare una battuta perché così spaventavi le persone con 64 anni di contributi Che già sulle non pensioni sono andavano. tutti spaventati, non aumentiamo la Non paura, ecco. sarebbero più andati in pensione. No, allora, comunque, allora, l'argomento pensioni è un argomento importantissimo. Sì. Adesso hanno fatto questo. Allora, dato che è stato fatto questo quota 100 3 anni fa, oramai si è entrati in questa logica, no? Cioè del numero. Quindi, cosa hanno fatto? Hanno sparato 104, che ovviamente avrebbe creato molto più malumore nei confronti dei sindacati, per poi dire no, dai, facciamo 102. Quindi fare le cose, diciamo, un po' cioè, sparare un po' ad alzo zero, quando poi invece nella realtà si spara a salve. Perché adesso non voglio dire che 102 è uguale a 100, però rispetto a quello che si pensava è già un qualche cosa di più accettabile, appunto, i 64 anni Sì. di età. Poi naturalmente le pensioni danno delle problematiche enormi, perché ci sono i lavori usuranti, cioè c'è tutta una serie di categorie che, insomma, non è che tutte le pensioni sono uguali. Sappiamo che ci sono dei lavori per cui le persone possono lavorare anche fino a età avanzata, altri invece che materialmente non si può, anche proprio per questioni di sicurezza. Quindi è un argomento veramente difficile da toccare. Io penso che questo quota 102, dopo l'alzata di scudi dei sindacati, possa invece passare così come proposta, e possa essere accettata, insomma, anche Sì, per scusami, quanto riguarda invece il reddito di solo una cittadinanza. cosa, Sì, Giancarlo, appunto sì, sulle pensioni, però appunto superamento quota 100. sì, Arriviamo a quota 102 solo per un anno, non è, si sì. fa confusione già in partenza che poi dopo si cambia di nuovo? Sì, come dicevo, è una questione di compromesso. Cioè, lì volevano fare 104, no? Sì, certo. 104 vuol dire 2 anni in più di 100, di quota 100, perché ovviamente
ogni anno in più di lavoro è anche un anno in meno, tra virgolette, cioè c'è, aumenta sia l'età anagrafica che gli anni di lavoro, insomma, quindi ogni anno di lavoro fa due punti, diciamo. Quindi se passiamo da 100 a 104 stiamo aumentando di due anni lavorativi, no, il limite per andare in pensione. 102 stiamo aumentando di un anno, quindi secondo me loro volevano fare 104, poi si sono accorti che su 104 probabilmente i sindacati avrebbero alzato gli scudi, probabilmente la Lega avrebbe fatto, e allora hanno fatto 102 per un anno, che così adesso vanno a vedere l'anno prossimo se possono portarla a 104 oppure magari lasciarla ancora a 102. Sono quelle cose di compromesso, Manuela, sì. Fatto sta che la riforma è stata rimandata, e questo, no, un po' il punto, certo, un certo. po' il punto cardine, certo, della questione. Vabbè, diciamo che dovremmo avere, è una delle voci di bilancio più potenti, no? Certo. E dovremmo avere già una situazione, insomma, abbastanza definita, però... Però quando vai a toccare degli argomenti così importanti per la popolazione, è chiaro che se va sempre a situazioni di compromesso, per forza. Lo so, è vero, è vero. Allora, stavi giustamente aprendo il discorso del reddito di cittadinanza. Sì. Sarà rafforzato lì con le proposte del Movimento 5 Stelle, perché è il provvedimento bandiera naturalmente del Movimento. Allora, vai, lascio a te, poi eventualmente mi aggiungo io con dei dettagli, vediamo, sì. Allora, il reddito di cittadinanza, allora, se noi lo vediamo come un sussidio per persone che hanno una necessità, non voglio dire bisognose, ma insomma, comunque, che hanno delle problematiche, è chiaro, chi è che può essere contrario? Nessuno può essere contrario. C'è una persona che ha perso il lavoro, non riesce a rientrare nel mondo del lavoro, dobbiamo aiutarlo, cosa vogliamo, farlo morire di fame? Quindi voglio dire, da questo punto di vista, se noi vediamo sempre il reddito di cittadinanza in questa maniera, teoricamente nessuno può essere contrario, e naturalmente io sono perché ci sia un welfare, quindi appunto un paracadute per persone che hanno appunto difficoltà, che però dovrebbero essere momentanee, e questo è il primo aspetto fondamentale. Cioè non è che uno può prendere il reddito di cittadinanza a vita, no. No. Quindi la questione momentanea vuol dire che ci deve essere un mercato del lavoro che funziona e che quindi richiede manodopera, richiede occupazione. E questo è il grosso problema. Noi abbiamo sempre detto che il reddito di cittadinanza sì, è un aiuto in attesa che alla persona vengano offerti dei posti di lavoro, poi vediamo che o questi posti di lavoro non ci sono, oppure le offerte di posti di lavoro non sono offerte accettabili, perché se io con reddito di cittadinanza, ipotesi, prendo 780 euro standomene a casa, quindi non avendo nessun'altra spesa, mentre mi propongono un lavoro nel quale magari a volte prendo addirittura meno di 780 sì, euro, sì, ma sì, a volte posso anche prendere un po' di più di queste 780 euro, ma le spese di trasporto, le spese per il pranzo fuori casa, eccetera, così alla fine è come se incassassi di meno dei 780 euro. Questo è un problema, che non e che continua ad aggravarsi, purtroppo. Esatto, diciamo che da un punto di vista sociale è un po' deprimente il fatto che si scelga magari di restare a casa piuttosto che intraprendere un lavoro che poi è vero, magari inizialmente viene pagato poco e poi può dare degli spunti da un punto di vista sociale, mentale, però diciamo che a livello strutturale di sistema paese è ancora più deprimente, perché non si può pensare che i lavori vengano pagati meno di un reddito di cittadinanza, no? Meno o uguale, quindi capite che abbiamo un doppio problema, e che poi va ad aumentare ancora di più le possibilità di non crescita del paese stesso, Giancarlo. Assolutamente, correttissimo quello che hai detto. E poi come ultima cosa è che queste problematiche cioè diventano un vortice nel quale non si riesce più ad uscire,
Se poi mettiamo come ultima cosa, e questa è la cosa peggiore a mio avviso, che scopriamo che viene dato il reddito di cittadinanza a persone che non dovrebbero averlo, e questa è una cosa importantissima, perché non è possibile. Cioè, io mi domando, ma chi ha firmato quel provvedimento? Ogni tanto, insomma, leggiamo sui giornali delle cose scandalose, no? Di persone assolutamente che non dovevano prendere il reddito di cittadinanza. Cioè, è una doppia, oltretutto una beffa per chi non lo ha avuto e magari aveva invece i requisiti per averlo. Certo. Ma poi è scandaloso che non ci siano dei controlli, cioè è scandaloso che nella legge di bilancio del 2021, che poi, come sappiamo, quando si fa la legge di bilancio nel 2021 vale per il 2022, no? Nella legge di bilancio, insomma, di questa andiamo che dobbiamo monitorare meglio. Ma perché prima allora non si monitorava, si dava il reddito di bravissimo, cittadinanza bravissimo, così a caso? Bravissimo, bravissimo. No, ma infatti, guarda, sono allora arrivata l'annunciata stretta, però la stretta, cioè, su provvedimenti di questo tipo, soprattutto quando sono soldi di tutti, dovrebbe essere di default, non è che l'annunci e la fai dopo anni. Controlli preventivi, anche qui, controlli preventivi, perché non venivano fatti? Punto di domanda. Una sospensione dell'assegno a partire dalla seconda proposta di lavoro rifiutata, ammesso, come dicevi tu, che arrivino queste proposte di lavoro, perché poi se manca, no, se il mercato del lavoro è depresso, immaginiamoci, cioè già non ne arriva mezza, figuriamoci due, e quindi automaticamente il periodo di assegnazione del reddito di cittadinanza si prolunga, quindi sono soldi che escono, figuriamoci se poi escono a caso. Ecco, quindi queste sono le questioni più importanti, però appunto controlli, beh Giancarlo, dai, controlli in Italia spesso sono un po' latenti. Ho capito, però su una cosa così latitanti, sì. Esatto. Però su una cosa di così importante, in effetti i controlli dovevano da subito essere molto più severi di quanto invece, almeno leggendo alcune casistiche, non siano stati. Esatto, esatto, esatto. Vabbè, terzo argomento del sì, ti faccio sì, allora scusa, sì. Solo un secondo al volo, una domanda sulle pensioni di un amico, così almeno chiudiamo e poi andiamo sul terzo. Bisogna precisare, scrive Domenico, che il sistema è tutto contributivo, quindi di fatto è una grande penalizzazione per i contributi prima del 2005. Queste cose li fanno fare ai governi deboli. Ma allora, però stiamo sempre andando per una cosa che per me è sacrosanta, no? Che è il contributivo, sì. perché c'è poco da fare. Il retributivo poteva avere un senso addirittura negli anni 60 con il boom demografico, cioè abbiamo sempre più facciamo sempre più figli, diventiamo, e quindi che entreranno nel mondo del lavoro, abbiamo un'economia in crescita, eccetera, e quindi su questo si poteva accettare, anche accettare, non era mai corretto per me la questione sempre il retributivo, poi insomma in quel caso anche il retributivo. Poi siamo arrivati ad un punto che abbiamo visto che il retributivo avrebbe fatto scoppiare i conti al nostro bilancio, insomma, e quindi dalla riforma Dini, se non mi sbaglio, la prima riforma in poi, si è sempre andati verso il sistema contributivo che adesso, diciamo, oramai è in vigore appunto dalla fine degli anni 90, quindi sì. Diciamo che, o dalla fine degli anni 80 mi sembra, comunque insomma è da diversi anni, quindi certo si va sempre di più verso, è chiaro che quelle sono pensioni rispetto a quelle precedenti più sacrificate, però sono anche, chiaro. Maniera giusta per calcolare la pensione. Allora, abbiamo gli ultimi minuti, terzo punto stavi dicendo Giancarlo. Esatto, terzo punto le tasse, perché non mancano ovviamente, le tasse in generale naturalmente, bisognerebbe essere più precisi e dire le imposte, ma comunque il fatto è che ad ogni legge di bilancio c'è qualcuno che la fa passare come una legge di bilancio che abbassa le imposte, ricordiamo Renzi e così via, che si vantavano di fare legge di bilancio. Poi
Io questo abbassamento di tasse obiettivamente non l'ho mai visto. Mai, Forse, assolutamente. Tutti lo professano, forse, ma nessuno lo fa. forse sono io che poco attento, non me ne sono accorto, non lo so, ma insomma, quando mi partivano gli F-24 a me sembrava che fossero sempre di più di quanto mi aspettassi. E niente, quindi la questione fiscale, secondo me è chiaro che i conti pubblici devono comunque essere abbastanza in ordine. A proposito, faccio una parentesi su questo: 30 miliardi non sono pochi di manovra, cioè io mi aspettavo una manovra più piccola, visto che c'era stata la questione del recovery fund, e quindi mi aspettavo una manovra intorno ai 18-20 miliardi, invece 30 miliardi è una manovra corposa, quindi anche lì il nostro bilancio pubblico continua diciamo ad andare in rosso, se lo vediamo come certo. La spia della benzina, sai, quando si accende quel rosso lì quindi ecco questo aspetto qua. Quindi non mi aspetto una diminuzione delle imposte, non me la, nella realtà, anche se magari verrà sbandierata che toglieranno alcune tasse, però bisogna anche dire che la situazione dei conti pubblici, ovviamente principalmente per la questione della pandemia, ma è veramente molto preoccupante. Mm-hmm. Beh, sì, obiettivamente sono d'accordo con te. Senti, Giancarlo, ci torneremo naturalmente sulla manovra, siamo solo all'inizio, anche perché poi appunto sul tema pensioni di cui abbiamo parlato, vedremo che accordo eventualmente si raggiungerà, se cambierà qualcosa con i sindacati e se invece le proteste prenderanno il sopravvento. Però insomma, io credo che bisognerebbe protestare per una riforma, cioè al di là dei singoli interventi che vengono fatti, perché ce lo meritiamo, insomma, basta, cioè, altrimenti davvero poi si crea confusione. Una persona è giusto che sappia quando andrà in pensione, quanto percepirà, eccetera, 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 non che ogni anno cambiano le cose, no? Anche perché si lavora per quello, anche semmai ci sarà ancora la pensione, quindi credo che sarebbe giusto così. Ma noi attendiamo fiduciosi, senza però senza lasciare in sospeso le cose, quindi dicendo le cose come stanno. Io ti ringrazio Giancarlo Marcotti, ti seguiamo su Finanza in Chiaro e naturalmente ti aspetto la settimana prossima sulle Fonti TV. Grazie mille Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. D'accordo, grazie. E allora noi chiudiamo questa parte di live anche per questo lunedì 1 novembre. Naturalmente la nostra programmazione continua come di consueto. Ora i nostri approfondimenti e poi alle 14.30 avete la compagnia Giacomo Iacomino in diretta, naturalmente con i suoi ospiti. Buon giorno di festa e di lavoro per tutti voi. Grazie per averci seguiti fino a questo momento.